Questa, come qualsiasi storia che valga il racconto, è a proposito di una ragazza. Questa ragazza. La ragazza della porta accanto. Mary Jane Watson. Le prime due cose sono guardare il film e contemporaneamente il copione. Tu non l'hai guardato mai. È vero che lui è fuori campo. E sono d'accordo con te. Però è fuori campo, ma descrive situazioni che invece sono visibili. Oggi, per esempio, stavo proiettando Spider-Man e i ragazzi si sono dedicati a scene di questo film. È un film, tra l'altro, insomma, per giovani, è un film con personaggi della loro età e quindi cerco di portarli alla modernità. Guarda quel ragno. Alcuni ragni cambiano colore per mimetizzarsi con l'ambiente. È cambiato proprio l'aspetto della recitazione, ma è cambiato perché i film sono diversi. Cioè, i film di una volta erano già in partenza più retorici, no? Poi io non lo so se i doppiatori degli anni 40, 50 ci mettevano il carico da 11, visto che non erano neanche tantissimi, quasi tutti provenivano dal teatro e facevano questo mestiere un po' come ripiego, no? Cioè l'attore era l'attore, quello che stava sul palco e quasi mai assomigliava al pubblico, quasi mai assomigliava al vicino di casa, al parente, al fidanzato, alla madre, al padre. Nel doppiaggio siamo costretti a rispettare la dizione nella sua massima espressione, cioè in un contesto filmico straniero, cioè in un film francese, tedesco, spagnolo, himalayano, in un cartone animato giapponese, non possiamo sentire suoni di regioni italiane. Diplomandi del liceo di Midtown, non vi sparpagliate, procedete direttamente. Tu piantala. Diplomandi del liceo Midtown, non vi sparpagliate. Procedete direttamente, tu piantala. Ricordatevi che è un privilegio essere qui. Io poi non ho la sensazione che tu sia lì, ma avverto che la cosa è stata replicata dentro una stanza. Non bisogna accorgersi che la cosa è stata riprodotta, ripeto, in una stanza, dentro una stanza. Così come al cinema, in generale, non ci dovremmo accorgere che quel personaggio in originale non parla la nostra lingua. Per non avere questa sensazione che ci sia qualcosa che non funzioni, è compito del doppiatore starci dentro con l'energia. Dovete guardare gli occhi, sono gli occhi l'espressione del sentimento, non è la bocca che si muove. Attraverso lo sguardo io capisco se il personaggio sta soffrendo, se il personaggio è ambiguo, se il personaggio è cattivo, se il personaggio è buono. E stare dentro quell'energia è veramente un'arte.